Buonasera, bentrovati con l'appuntamento dell'informazione del TG Max. C'è la cronaca in apertura, un'inchiesta principale denominata Caligola, è un filone parallelo su appalti e consulenze in cambio di assunzioni nell'ambito del programma comunitario IPA-Adriatico, un altro troncone di indagine, costola di quella principale, nella quale si mira a scoprire incarichi nell'ambito della ricostruzione post-terremoto. E in questo contesto giungono due avvisi di garanzia all'ex coordinatore della struttura tecnica di missione, attuale direttore dell'ufficio coordinamento della ricostruzione, Gaetano Fontana. Sono questi i numeri di quella che ormai si può considerare la mega inchiesta su Ecosfera, colosso della consulenza aziendale. Secondo quanto si è appreso, altri sviluppi con altri filoni indagati eccellenti sarebbero in arrivo. Sull'inchiesta del sostituto procuratore dell'Aquila, Antonietta Piccardi, che mira a verificare gli appalti di Ecosfera nell'ambito della ricostruzione, ieri per tutta la giornata sono stati perquisiti gli uffici della sede dell'UCR, l'ufficio coordinamento della ricostruzione, nell'abitazione romana dell'architetto Fontana. Alla perquisizione è assistito anche Enrico Nigris, ex presidente e amministratore delegato di Ecosfera, nonché dirigente dell'ufficio coordinamento della ricostruzione. Anche egli è indagato. Ancora cronaca, nuovi arresti per spaccio di sostanze stupefacenti provenienti da area foggiana e destinate al comprensorio della Val di Sangro e dell'area vastese. I dettagli nel servizio. Ha un costo alla portata di tutte le tasche perché contiene una bassa quantità di principio attivo e la praticità di essere fumata, ma crea anche forte dipendenza. È il Cobret, un tipo di eroina che ha fatto il suo ingresso anche in Val di Sangro. 9 gli arresti eseguiti, 4 in carcere e 5 domiciliari nel corso dell'operazione Il Pescatore dai carabinieri del Comando Provinciale di Chieti in collaborazione con i colleghi di Foggia. 19 gli indagati e un centinaio consumatori segnalati alla prefettura. Le indagini condotte dai carabinieri di Atessa sono iniziate nell'ottobre 2011, dopo la morte per overdose di un ragazzo del posto. Perno dell'attività di spaccio, Christopher Di Martino, 24 anni, di Pollutri, già arrestato in flagranza di reato all'uscita del casello della 14 di Vasto con 150 grammi di eroina. Era lui, secondo i militari, a rifornire l'intero comprensorio della Val di Sangro di Cobret con viaggi settimanali a San Severo. Questa mattina le manette sono di nuovo scattate poco prima che il giovane iniziasse a svolgere la sua ufficiale attività di pescatore. Tutti i giovani pusher, senza importanti precedenti specifici, con età compresa tra i 20 e i 30 anni, di San Severo, Vasto, Atessa, Pollutri, ma erano ben organizzati e molto accorti nella gestione dei loro traffici, il comandante provinciale Cavallari. L'attività ha permesso di evidenziare in maniera molto precisa quali sono stati i canali di approvvigionamento che appunto hanno determinato un coinvolgimento fuori provincia e espressamente della Puglia, nella provincia di Foggia. Quindi questa operazione ha messo in evidenza la capacità di questo gruppo di organizzarsi per far arrivare in maniera continuativa tutto lo stupefacente che serviva per poter sviluppare nelle spacce, nelle zone appunto di spaccio, tutte praticamente le attività conseguenti con tantissimi giovanissimi coinvolti. Risolto il giallo della salma che si trovava dal 3 luglio in una cella frigorifera dell'obitorio dell'ospedale civile di Pescara. Bibi Lerizziali, un operaio albanese da anni residente a San Salvo. L'uomo è stato riconosciuto questa mattina dal figlio, rintracciato dai carabinieri della compagnia di Pescara. L'operaio, 58enne, 9 giorni fa aveva accusato un malore in via Caravaggio e dopo essersi trascinato ai lati della strada era stato soccorso da un automobilista che lo aveva trasportato al pronto soccorso dove però era spirato poco dopo. La pagina dell'economia, l'agenzia regionale FIRA, si aggiudica il Green Globe Banking Award 2012, che ogni anno viene assegnato alle banche verdi per il loro supporto e sviluppo al business basato sulla sostenibilità. Vediamo. La finanziaria regionale si è aggiudicata il premio nazionale Green Globe Banking Award 2012. Il premio viene assegnato alle banche verdi per il loro supporto e sviluppo al business basato sulla sostenibilità. Per la prima volta viene attribuito quest'anno ad una finanziaria regionale per il progetto FIRA, la finanziaria che pensa ecologicamente, premio speciale impatti diretti, secondo posto dopo UBI Banca. Un ulteriore premio è stato assegnato alla FIRA per un progetto sugli impatti indiretti. Il presidente Rocco Micucci ha dedicato il premio a tutto l'Abruzzo. La motivazione cita testualmente che la FIRA è stata capace di indirizzare i comportamenti di un'intera regione. L'Abruzzo, ha spiegato il segretario generale della Fondazione per le qualità italiane, Fabio Renzi, ha grandi possibilità grazie alla sua straordinaria varietà, mentre la FIRA mostra coerenza e lungimiranza.
L'inventore del premio, Marco Fedeli, ha indicato anche per le banche nuove opportunità nel settore della sostenibilità, per le grandi nella responsabilità sociale di impresa, per le piccole nella più ampia offerta di servizi al territorio. Soddisfazione è stata espressa anche dal governatore Gianni Chiodi, che ha parlato di una fiera dall'immagine devastata e con situazioni compromesse anche a livello di Unione Europea, risorta grazie all'attività del Consiglio di amministrazione che ha fatto un lavoro buono ed importante. A Lanciano i Verdi scendono in piazza e chiedono rateizzazioni per imposte e tasse quali ICI, IMU, IRPEF e TARSU. Dicono i cittadini onesti vogliono pagare, ma con la crisi in corso non ce la fanno. Vediamo. Continuano ad arrivare all'indirizzo di posta elettronica dei Verdi le lamentele dei cittadini impossibilitati a pagare le tasse del comune di Lanciano, dalla TARSU all'IMU, compresa l'ICI arretrata. È soprattutto quest'ultima sotto accusa. I cittadini, sostiene Miriam Casturà, segretario cittadino dei Verdi, vogliono pagare le tasse, ma che scaturiscano da giusti criteri. Già da gennaio il consigliere comunale Alex Caporale aveva chiesto una ulteriore dilazione dei pagamenti, ma il sindaco Pupillo aveva respinto la richiesta per mancanza di liquidità nelle casse comunali. Noi non siamo contro questa amministrazione perché ne facciamo parte, ha aggiunto Casturà, ma bisogna rendersi conto che il momento è critico e che bisogna andare incontro alle esigenze dei cittadini. Per scuotere l'amministrazione, sabato mattina i Verdi hanno organizzato una manifestazione sotto Palazzo di Città. Non stiamo incolpando nessuno, però sarebbe giusto andare incontro al cittadino, non al bene della cassa del comune, ma al cittadino, perché davvero c'è gente che non può pagare le spese, non può fare spesa al giorno per mangiare. I figli di alcuni non possono più andare all'università per pagare questi ICI, questi IMU. Arretrati a persone di Sant'Onofrio, per dire una zona che è quella più maltrattata, secondo me, arriva tipo a 20.000 euro, 16-20.000 euro. Quindi una famiglia normale, pagare questo in poco tempo non è giusto, e in più sono terreni vincolati. Quindi queste persone non ci possono fare niente e sono terreni che rimarranno fermi a non si sa che cosa, perché non c'è un progetto, non c'è niente, sono tutte chiacchiere. Questa secondo me è una situazione grave e infatti sabato scendiamo in piazza, non saremo in tanti perché credo che venga uno per ogni contrada, quindi non saremo in tanti, però il cittadino vuole incontrare il sindaco, vuole parlare col sindaco e vogliono sentirsi dire perché tutte queste tasse, perché questi prezzi, perché queste tabelle e soprattutto perché prima di prendere a noi cittadini noi vadano a prendere agli edifici comunali come l'asilo, l'ex asilo a Villa Martelli, che non so, una scuola abbandonata. Ci sono tanti enti che comunque non hanno mai pagato l'affitto. Federico De Siervo è stato nominato nuovo procuratore capo di Pescara. La notizia è stata confermata da fonti interne alla procura. De Siervo prenderà il posto di Nicola Trifuoggi, il quale ha annunciato che andrà in pensione. Ed ora voltiamo pagina, parliamo di olio extravergine di oliva con il prossimo servizio. Non è ancora pronto, allora ancora voltiamo pagina a Chieti, parliamo di musica. Il contrabbassista abruzzese Renato Gattone ha aperto la rassegna Jazz Mozart all'interno della settimana mozartiana. Vediamo. Contrabbassista abruzzese Renato Gattone, originario di Altino, ha aperto con il suo trio la rassegna dedicata al jazz all'interno della settimana mozartiana. Non è un caso che il compositore austriaco venga accostato alla musica afroamericana. A legarli attraverso poco più di un secolo è il filo conduttore dell'improvvisazione, come sottolinea il direttore artistico della manifestazione, Ettore Pellegrino. Mozart era un grandissimo improvvisatore al clavicembalo e si evince dalla sua scrittura che c'era un estro fantastico. Nato nel Settecento la forma di espressione era totalmente diversa, ma il genio era assolutamente un genio improvvisatore. Accompagnato da due raffinati musicisti, Luca Mannuzza al pianoforte e Andrea Nunzi alla batteria, il trio di Gattone ha eseguito gli standard della tradizione jazzistica americana, da Inception a T42 e There is no Greater Love, senza tralasciare un omaggio a Mozart, alla turca, arrangiato per l'occasione in chiave jazz da Luca Mannuzza.
chiamare artisti abruzzesi emigrati per lavoro a partecipare alla settimana mozartiana è stata una precisa volontà dell'amministrazione comunale di Chieti, il sindaco Umberto Di Primio. Il Teatro Mannuccino è per noi il motore propulsore della cultura in Abruzzo. Per far questo però deve essere capace non solo di proporre quello che già esiste, ma anche di dare spazio a chi dal nostro territorio spesso esercita la propria capacità espressiva, la propria capacità artistica altrove, ma non viene poi apprezzato qua. E allora noi riteniamo che invece lavorando soprattutto sulle nostre risorse, sui nostri artisti, sui nostri giovani, si possa creare anche un futuro per loro e magari non essere soltanto quelli che li richiamano quando già hanno dato prova di sé fuori dai confini amici, ma che invece siano cullati da subito dal proprio territorio. È una scommessa che abbiamo fatto, è una scommessa che facciamo perché riteniamo che non possa essere solo Chieti a rappresentare l'eccellenza, ma debba essere Chieti insieme all'Abruzzo a essere espressione di eccellenza. Ed ora a Francavilla al Mare, dove è stato presentato un cartellone estivo ricco di appuntamenti, dallo sport ai concerti di ogni genere musicale. La città, ha detto il sindaco, è piena di villeggianti che hanno rinunciato alle vacanze più costose. Due mesi di spettacoli, luglio e agosto, con nomi di sicuro richiamo e per tutti i gusti. Francavilla al Mare presenta il cartellone estivo con gli ingredienti giusti per soddisfare la folta presenza di villeggianti accorsi nel centro rivierasco alle porte di Pescara. Dallo Sport and Fitness Festival, iniziato oggi, agli Stadio in Concerto il 22 luglio e a seguire il chitarrista brasiliano Irio De Paola il 26 luglio. Ad agosto le feste patronali saranno celebrate a suon di swing il 16 con la Summer Night Jumping Jive e il 17 agosto con la Big Band di Paolo Belli. Il sindaco Antonio Luciani. Molto sport con la Sport and Fitness Festival 2012 che parte oggi e per 4 giorni metterà un po' a soqquadro tutta la città, un impegno notevole, però una cosa molto molto bella. È stata preceduta dalle sportive, dal camp di basket, sono venute parecchie persone di fuori regione, quindi uno sport punto centrale. Dopodiché un'estate veramente tutta musica, divertimento, ci saranno molti appuntamenti importanti, dal concerto del 17 con Paolo Belli, gli stadio fra poco al foro, ci sarà Irio De Paola, ci verrà a trovare Gabriele Cirilli alla festa di Sant'Alfonso. Abbiamo fatto un calendario molto equilibrato, distribuito in tutte le zone della città con la massima collaborazione da parte di tutte le associazioni. Per Francavilla quanto è importante offrire un'estate ricca di appuntamenti, soprattutto anche in luce del fatto che la città in estate si riempie di turisti. A quanti residenti arrivate? Arriviamo, il numero sta crescendo anno dopo anno, questo sembrerebbe strano dirlo proprio a causa della crisi, perché le famiglie ora rinunciano al viaggio, a lunga gittata e quindi si fermano, riscoprono i luoghi vicini e quindi la scorsa estate abbiamo avuto un boom di presenze e quest'anno ce ne aspettiamo ancora di più. I primi giorni di luglio sono stati molto incoraggianti in questo senso, basti pensare alla notte bianca dei saldi che ha riscontrato un notevole successo di pubblico e quindi sarà un crescendo fino a fine agosto. Ed ora la guida agli oli extravergini di Slow Food. 12ª edizione della guida Slow Food sugli oli extravergini, quest'anno con una novità, intanto un criterio di valutazione nuovo. Sì. Al 12° anno abbiamo deciso di cambiare per uscire fuori dalla logica per cui bisogna comunque attribuire dei premi che poi per noi erano le tre olive, insomma, per altri potevano essere le tre foglie, tre alberi, quello che volete voi. Volevamo puntare l'attenzione meglio intanto sulle tante storie dell'olivicoltura italiana, della piccola olivicoltura italiana, dei piccoli produttori, raccontare quello che hanno fatto e quello che fanno. E poi, nell'ambito dell'esercizio della critica, dare sì dei riconoscimenti, ma sono riconoscimenti, insomma, far capire ai lettori che magari un olio per noi ci ha emozionato in modo particolare, qui abbiamo usato una classificazione completamente diversa. Insomma. Bruno Scaglione, responsabile della guida degli extravergini per Abruzzo e Molise, a lui chiediamo quali sono i criteri che adottate per selezionare le aziende di questa guida. Andiamo a valutare la presenza o l'assenza di difetti, che è il primo passo per proseguire la degustazione, perché se un olio presenta dei difetti viene subito scartato.
e poi valutiamo gli attributi positivi. I attributi positivi di un olio sono, riguardano prevalentemente il fruttato, che è la quantità di profumi che l'olio emana. Tanto per capirci, si parla di oli slow, cosa si intende? Ma sono gli oli che insomma a quelli che sono stati curatori, non a me, hanno in qualche modo dato più suggestioni, insomma sono piaciuti particolarmente di più. Volevamo solo testimoniare questo in buona sostanza. Ripeto, tutti gli oli che sono stati in qualche modo recensiti, tutte le aziende sono meritevoli di attenzione, altrimenti non starebbero in questa guida. Ed ora passiamo alla pagina del calcio, parliamo innanzitutto di Serie A con il ritiro alle porte. Il Pescara stringe i tempi per rinforzare il reparto offensivo. In pole position lo svedese Marcus Rosenberg dal Werder Brema. Col ritiro alle porte, le visite mediche già iniziate, continua a prendere forma il Pescara di Stroppa dopo le prime ufficializzazioni e gli altri colpi chiusi ma non ancora comunicati. Scontato l'arrivo di Lucas Chiaretti, brasiliano classe 87 del Taranto, che il Delfino potrebbe girare a Lanciano in Serie B. Il DS dell'Icarri è a caccia di un attaccante e di un difensore centrale, affidabili e di categoria. Sfumati Boularu e Natali, contatti fruttuosi sono stati intavolati col Siviglia per il francese Julien Escud, che piace anche a Genoa e Bologna. Per il pacchetto offensivo in pole position rimane lo svedese Marcus Rosenberg in uscita dal Werder Brema. Col Brescia si tratta per il brasiliano Jonatas, a segno con le rondinelle nella passata stagione per ben 16 volte. Altre trattative, Pasquale Foggia sembra vicino al trasferimento in bianco-azzurro, mentre il portiere Perin, reduce da una strepitosa stagione col Padova, già due settimane fa sembrava virtualmente il nuovo numero uno pescarese, poi la trattativa si è raffreddata ma rimane comunque in piedi. Per Verratti e il Paris Saint-Germain la settimana buona sarà la prossima, aspettando il rilancio juventino che potrebbe mettere sul piatto della bilancia più dei 5 milioni di euro cash già offerti, un paio di contropartite tecniche di qualità e il prestito per un anno del centrocampista, e allora tutto sarà di nuovo in gioco. Tutto questo mentre il Paris Saint-Germain è al centro delle attenzioni per le richieste di Ibra e Thiago Silva al Milan, pronti 65 milioni di euro. Manco a dirlo, roba da sceicchi. E in attesa delle ufficializzazioni per il trasferimento al Paris Saint-Germain oppure alla Juventus, come abbiamo appena sentito, Marco Verratti è stato convocato al ritiro del Pescara a Rivisondoli. Ed ora la Serie B, Lanciano rinnova i prestiti di Fabrizio Paghera e Daniele Rosania, che giocheranno ancora in rossonero. Nel mirino del DS Leone il portiere del Milan, Antonio Donnarumma. Fabrizio Paghera e Daniele Rosania saranno ancora in forza alla Virtus, seguendo la volontà del tecnico Gautieri. Il DS Leone è riuscito infatti a rinnovare il prestito di Paghera col Brescia e di Rosania dall'Ascoli. Sono dunque 13 allo stato attuale i giocatori rossoneri sotto contratto, mentre procedono le trattative per volti nuovi di categoria. Con Mammarella, Quilanti e Damenta manca un difensore di ruolo, con la Virtus che non ha fretta ma ragiona su tutti i colpi da mettere a segno, nella consapevolezza di non poter sbagliare. Entro la prossima settimana, questa è la certezza, saranno comunicati i primi acquisti, con decine di trattative e molti contatti andati in fumo. Nel mirino della Virtus, tre giovani difensori, come confermato dal DS Leone già due giorni or sono al TG Max. Si tratta del franco-ganese Guano, di proprietà della Juventus, del classe 91 Malomo della Roma nella passata stagione in Serie B con l'Albino Leffe, di Spendlofer che l'Inter aveva promesso ma che all'improvviso ha congelato nel trasferimento. Il Vicenza continua ad offrire il portiere Pinsoglio, ma il Lanciano si è inserito nelle ultime ore nella corsa al portiere del Milan, Antonio Donnarumma. L'estremo difensore di Castellammare di Stabia, che ha giocato l'intera stagione da titolare a Gubbio, piace molto anche alla Virtus, che è in procinto comunque di rinnovare il contratto ad Aredità. Questione stadio. La maggioranza ha approvato un emendamento che consentirà dunque di accendere un mutuo decennale di circa 400.000 euro, soldi freschi necessari all'adeguamento del Biondi.
E a proposito di adeguamento, l'Abruzzo è passato al digitale terrestre, ormai lo sapete, trovate Telemax sul canale 12. Per eventuali segnalazioni o problemi contattateci al nostro indirizzo di posta elettronica che vedete scorrere nel sottopancia. E poi siamo su internet, sul nostro sito tgmax.it troverete il telegiornale, i servizi del TG Max e le nostre rubriche e trasmissioni. È tutto per questa edizione, grazie per l'attenzione, arrivederci.